Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenasco, sempre affiancato dal carissimo Kerren, e siamo arrivati al match point in favore dei Fnatic, che stanno dominando, stanno dimostrando a questi G2 come si gioca a League of Legends. Stanno dimostrando di essere quel team preparato che ci aspettavamo di vedere oggi all'interno della landa degli evocatori. Stanno dimostrando di essere un team che, tra l'altro, quando gioca di squadra risulta particolarmente difficile da arrestare. Un team che ha delle condizioni di vittoria ovviamente ben precise sulla corsia inferiore, ma un team del quale dobbiamo discutere anche a livello storico, per quello che ci ha mostrato lungo questa serie e lungo questo campionato, perché comunque questi nuovi Fnatic li stiamo imparando a conoscere col tempo. Ovviamente il loro perno, la loro punta di diamante rimane la corsia inferiore, per diversi motivi. Intanto è la corsia che hai mantenuto dalla tua vecchia forma, e quindi è la corsia che ti stai trascinando come eredità dei Fnatic, perché ormai, diciamolo, Illitsang è veramente un giocatore longevo all'interno della storia europea. Tra i giocatori dei Fnatic, uno di quelli che sta arrivando a livelli di fama paragonabili adesso a quelli storici di Yellowstar, se dobbiamo parlare dei supporti che hanno fatto parlare di loro con la casacca in arancione. Ovviamente Yellowstar ha un valore storico completamente diverso, perché è stato il primo giocatore legacy, vuoi il rollo swap, vuoi il fatto che comunque ci siano state tutte le vicissitudini con gli altri team e gli storici rivali all'epoca, ma quello è proprio lezioni di storia, non lezioni analitiche. Però ecco, è normale che in una condizione del genere il tuo perno diventi la corsia inferiore. Ma attorno a questo perno è il gioco di mappa che i Fnatic hanno imparato a costruire lungo questo split a darci tanto. Assolutamente. I Fnatic hanno avuto dei momenti di bassa durante questo split, hanno avuto dei momenti in cui stavano cercando di esplorare le loro direzioni, ma finalmente adesso sembra che ne abbiano concretizzato uno. Finalmente sì, ma il bello di questi Fnatic è che in caso tu hai comunque delle risorse che puoi andare a mettere sulla mid lane, sulla top lane, anche le solo lane sono molto prepotenti e molto presenti. Questa Camille da parte di Wunder è stata una dimostrazione lampante nel game precedente, LeBlanc nelle mani di Humanoid, mamma mia. La bellezza però del team dei Fnatic è proprio che sono così completi sotto ogni punto di vista. Cioè, non è che dici sono bravi nel macro, sono bravi nei team fight, sono bravi a livello sono di draft, bravi no, a League of Legends. Sono bravi sotto ogni punto di vista, perché hanno dei giocatori completi, dei giocatori meccanici, dei giocatori capaci e intelligenti, un coaching staff che gli insegna sempre di più e che gli dà l'opportunità e gli strumenti giusti per continuare a crescere. Ok, sono giocatori di esperienza e quindi hanno un grosso vantaggio su tutti gli altri team. Allo stesso tempo stanno dimostrando tutto il loro talento, questo è il loro picco. Sì, va detta una cosa effettivamente, perché questi coach, questi giocatori hanno dei trascorsi anche diversi tra di loro, perché l'ultima volta che abbiamo visto Dylan Falco e Caps essere nello stesso team, quel team erano i Fnatic. Già. Quindi comunque stiamo parlando anche di membri del team, neanche si parla solo di giocatori perché si parla anche di coaching staff, che hanno avuto modo di osservare i due lati di questa medaglia. Wunder sta affrontando la sua vecchia casacca, quella che si è lasciato dietro in quello che è stato un cambio per lui molto importante. Wunder, tra l'altro, è stato veramente un lord per quanto riguarda il come ha descritto nell'off season questo cambio di team. Non ha messo dei fronzoli, non ha detto che oh che bello si cambia squadra, l'ha detto, l'ha sottolineato, è stato molto umano, ha fatto capire quanto per lui questo cambiamento fosse drastico, ma quanto per lui qualcosa di così drastico significasse anche voler ricominciare a dimostrare il proprio valore. E oh mio Dio se ce lo sta dimostrando quest'anno. Gioca per se stesso e non per il team, non gioca per qualcun altro, vuole dimostrare di essere migliore e lo sta facendo, ma come lo stanno facendo tutti questi Fnatic. Signore e signori, Fnatic saranno Red Side questo giro, perché i G2 hanno selezionato il Blue Side per questa quarta draft, quarta e forse ultima. Vedremo se riusciranno ad inventarsi qualcosa per regalarci Silver Scrapes. Ieri abbiamo avuto un tentativo di regalarci quella leggendaria canzone da parte dei Misfits, che purtroppo è finito abbastanza male, poi schiantandosi contro i Rogue per un 3-1. Attualmente i Fnatic non sembrano voler cambiare direzione. I G2 banneranno Zeri? Selezioneranno Zeri? Quale sarà il loro piano? Beh, intanto non c'è Ekarim, quindi non sarà come il game 2 in cui abbiamo visto Jankos così presente con quel campione su tutta la mappa. Zeri e Caitlyn a questo giro li banni, quindi i G2 dichiarano Zeri non lo vogliamo giocare, e i Fnatic dominano questa fase di ban iniziale. Vediamo come rispondono i G2 però. Ok, Aphelios volendo è disponibile con tantissimi tiratori bannati sulla corsia inferiore. Upset, se vuole veramente regalarmi il sabato sera perfetto, dovrebbe andare a rispondere con Samira a quel punto, ma non so effettivamente quanto l'abbiano preparata in draft. E comunque Samira è uno di quei campioni che vai a mettere solitamente in seconda rotazione, perché è un campione molto
molto dipendente dalla draft avversaria, è molto dipendente dal giocare contro non troppo peeling, mettiamola così. Le Blank Polyper, la sua avventura da OTP da parte di Humanoid, non vuole cambiare squadra. Ma questo giro Jankos almeno ha Trundle dalla sua per rispondere, cosa che i Fnatic avevano bannato nel game 3, quindi si rendono conto i G2, se mettiamo Jankos in una posizione difficile non possiamo fare niente, mettiamogli il campione subito in mano. Prendono Orianna come risposta a quella Le Blank e hanno modo quindi di anche dare utilità a tutta la squadra con velocità di movimento, scudi, supreme che vanno a piazzare controlli pesanti. Da un lato questo è vero, dall'altro lato quella Orianna pecca di delivery system attualmente e di conseguenza è un'Orianna che ha bisogno di più contesto nella seconda fase di draft. È un'Orianna che quindi può essere gestita da questo punto di vista. I ban, i più verosimili, saranno Nautilus e Gnar, e invece no. I Fnatic vogliono prendere Gnar o Jace in R4 se vanno a bannare Irelia adesso. Molto probabile, i G2 possono rispondere tranquillamente bannando Gnar dalla loro a questo punto, hanno due ban ancora disponibili. Tanto rimuovono Jace, perché mettere Jace nelle mani di Wunder vorrebbe dire creare una situazione estremamente complicata da affrontare. Avresti la Rust di Humanoid che fa in e out con le Blank, avresti la Rust di Wunder dalla top lane, avresti la Rust di Xayah che con l'incantalame e con le piume che va a piazzare a terra è un grosso problema. Effettivamente quell'Irelia è un ban intelligente per diversi motivi, proprio per la guerriglia psicologica che va a creare, perché abbiamo detto come i Fnatic debbano virtualmente rimuovere Gnar, perché è un campione che sinergizza molto bene con Orianna e hai bisogno di creare sinergie con Orianna in quella draft dei G2. Bannando Irelia tu metti i G2 nella situazione di dire oh no, stanno setappando Gnar, oh anche no, quel stanno setappando Jace, e con il ban di Aatrox questa identità si rafforza ancora. Yamato sta creando un imbuto e ci sta spremendo dentro le meningi dei G2, gli sta facendo credere che vogliano lockare Gnar assolutamente, perché Irelia e Aatrox sono due campioni che gestiscono molto bene in fase di corsi a Gnar. Rimuovono Renata Glask i G2, completamente comprensibile. Non vuoi giocare contro una duo lane automaticamente vincente a livello 3 se il tiratore è Xayah da letalità? E ovviamente arriva Gnar, perché se non lo banni è per il takeaway, non puoi lasciarglielo. Chiaramente. E ora come rispondono però ai G2 topside? Perché i Fnatic per ora stanno draftando dannatamente bene. Camille, mi viene in mente. Avresti anche un delivery system a questo modo? Esatto. È la cosa più sensata neutralmente parlando. Il che mi fa pensare allora che i Fnatic vogliono giocare con Razork che preme topside e aiuta Wunder. Nel frattempo arriva un over e un lock su Rakan e quindi il delivery system finalmente arriva. Abbiamo il team fight molto buono dei G2 che vanno quindi ad associare anche a Orianna Rakan per la combinazione delle supreme, ma poi vanno a mettere tutto questo anche in tasca ad una Felios che è felice di lavorare a quel punto. Sylas, ecco, ecco Ari. Ogni volta sto cercando di capire che cosa può voler significare Sylas, ecco Ari. Syke. Manca la K da qualche parte. Ecco. Ma è prima Ecco e poi Ari, capisci? Sylas, ecco Ari, sì, è vero. In qualche modo sono quasi sicuro che il risultato sia Sium, ma quello è uno Zilean. Quello è uno Zilean supporto, molto, molto interessante. Counter di corsia di Rakan, storico counter di corsia di Rakan, molto efficace nell'andare a giocare contro una composizione che ti vuole correre in faccia. Trundle ti insegue, Trundle diventa magicamente molto lento. In questo hai la possibilità di mettere giù quelle resurrezioni importantissime in teamfight, una Xayah virtualmente impossibile da uccidere. Dall'altro lato, già telegrafata la Camille che andrà ad affrontare Gnar, vedremo come andrà la pressione di giungla, perché di nuovo i G2 si stanno giocando tanta pressione lì. Sono così curioso di vedere i primi minuti da parte dei Fnatic, perché Razork è sempre stato in questi game un satellite della bot lane e non puoi abbandonarlo al suo destino. Ok che Wunder è bravo a giocare sotto torre ed essere quasi daivato e ucciso, è abituato soprattutto a giocare da weak sider. Quello e questa sì. È una cosa che secondo me i Fnatic hanno studiato molto accuratamente quando sceglievano i propri giocatori. Hanno giocato con dei giocatori, hanno selezionato dei giocatori in Wunder e Humanoid estremamente indipendenti. Dei giocatori che puoi abbandonarli al loro destino e la loro buona partita se la giocano comunque. Quindi da parte di un giocatore come Razork non vedo necessità sulla mappa, anche perché bisogna anche discutere delle finestre che hai contro Trundle. Post livello 6 diventa molto più difficile adesso andarsi a inserire a testa bassa. Beh, signore e signori, è il momento di andare a scoprire insieme quali saranno le risposte a tutte le nostre domande, perché stiamo per entrare sulla landa degli evocatori per il quarto e forse ultimo match tra Fnatic e G2. Con i G2 Blue Side, i Fnatic Red Side, è il momento della verità.
dovremmo avere una bella intervista. Allora, siamo qui con Dylan Falco. Ti chiediamo di Zillian. Ti aspettavi Nautilus? Cosa ne pensi della scelta di Fnatic? Not surprised they went for a different pick. Zillian is a matchup Pili has played actually multiple times into the Rakan matchup. We're aware of it. Zillian è un campione che ha giocato molteplici volte nel matchup contro Rakan. Also, se dovesse giocare potenziando Razor in fase di ingaggio potrebbe essere un grande problema, ma abbiamo anche tanti danni ad area per giocarci attorno, quindi il nostro piano per giocarci attorno è principalmente questo. Pensi che il Lucide sia più forte adesso? Penso che semplicemente i team si siano preparati molto bene a lavorare per i primi pick, ma penso che questa cosa possa funzionare a ambo i lati della mappa reattivamente dal red, quindi vedremo come andrà. Beh, a questo punto abbandoniamo Dylan e la security crew alle nostre spalle e torniamo direttamente in partita per quella che potrebbe essere l'ultima partita. Quindi signori, mano agli hashtag: G2 win per Silver Scrapes, FNC win per i Fnatic sul 3-1. E il tuo hashtag a chi va? Di nuovo Fnatic, perché al di là di tutto i Fnatic hanno perso giocando molto male la loro singola partita, e salvo errori non vedo davvero come i Fnatic possano rimettersi in quelle condizioni. Non è neanche una questione di draft, è proprio una questione di, a mia opinione, una marcata team diff in questo momento. IG2, tra l'altro, essendo il team meno maturo dei due, potrebbe addirittura fare bene una lower bracket run. Potrebbe tornare comodo di sicuro per fare un po' di, per maturare un po' di esperienza, questo è poco ma sicuro, ma allo stesso tempo mettersi a rischio non tiene i nervi saldi semplicemente il team, secondo me non lo reggerebbe molto bene. Questo ovviamente solo il tempo potrà dircelo, così come il tempo lo vediamo materializzato nel nonno Irisang della corsia inferiore con il suo Zillian, che sta dando già tanti problemi a Rakan. Zillian l'abbiamo definito un counter di corsia, ma dobbiamo anche discutere di come va a counterare Rakan. È un counter che si sposta anche ben oltre la fase di corsia. Qualora ci fosse un pick fuori posizione grazie a Rakan, può arrivare poi lo spostamento temporale per prevenire quel pick. Durante la fase di corsia, Zillian offre molta più priorità al proprio tiratore di quanto Rakan possa fare, e quindi nel matchup Rakan-Zillian ti trovi quasi sempre pushato sotto torre. Ormai è da diverso tempo che lo diciamo. A determinare la priorità di corsia inferiore non sono i tiratori, sono i supporti. E quando vieni counterpiccato sul supporto devi accettare che su quel lato di mappa andrai a perdere priorità. Infatti, Volibear immediatamente è lì in copertura per prevenire che Jankos possa andare in intervento a disturbare quanto Upset e Illisang stanno aggressivamente impostando. Questa volontà di aggressione viene inoltre amplificata da un Upset che, pur andando a spostare in là nel tempo le sue intenzioni sulla letalità, pur di avere una corsia forte va di Lama di Doran. Giusto per essere sicuro anche di avere un po' più HP, Broken Blade è estremamente aggressivo su Wunder, minaccia la kill, ma andare oltre purtroppo lo potrebbe condannare. Infatti con liberattività mi sa che Wunder deciderà di lasciar perdere, perché un'ondata in minion è anche grossa, quindi esporsi più di così per Broken Blade è condanna a morte certa. Razork vuole solo far schiantare l'ondata, ne approfitta per tassare un pochettino la mid lane, sempre cosa buona e giusta da parte di un jungler, lo sappiamo. Broken Blade stava aspettando che l'ondata andasse a collassare. C'era una buona ondata di minion che tra l'altro l'ha imposta in linea di congelamento. Razork addirittura ci va aggressivo, danni! Il press di attack fa una grossa differenza, però Razork qua subisce un po' troppo, Jankos che lo costringe al flash con un semplice pilastro di passaggio. Paradossalmente, ne parliamo dopo. Irisang qua senza mana e deve flashare per avere vita salva. Sarà un primo sangue per Rakan con Targamas che rischia tantissimo. Broken Blade che insegue e abbatte il povero Wunder. Senza intervento del jungler. Ok. Beh, ambo i lati di mappa. Che sia un matchup vincente contro Gnar lo sappiamo, e quindi non ci sorprende tanto che sia successo. Ci sorprende il come sia successo. Wunder che decide di andare con poca salute a rompere una linea di congelamento senza aiuto del jungler. Quella è stata suicida come mossa per Gnar, e purtroppo non c'era niente che poteva fare. Poteva aspettare Razork. Razork che però aveva subito troppo in corsia centrale, che quindi non poteva palesarsi in tempo per la rottura della linea di congelamento. Both side decidono di andare in profondità senza mana per Zillian, e i risultati sono quelli che abbiamo visto. Bello l'ingaggio su due, tra l'altro, da parte di Targamas. Molto ben giocato. Qua era partito il doppio stordimento, ma col sorvegliante hanno mitigato parte del danno in entrata e c'è lo sta... Con questo scambio di arma sul Gravitum hanno immobilizzato Illisang, sì. E di conseguenza facile kill. E Wunder che cosa stava facendo qui? Totale incoscienza, davvero non proponibile questo scambio. Perché?
perché è uno scambio che puoi fare solo quando il tuo jungler è lì. Lì dovevi proprio prendere Volibear e palesarlo sulla corsia superiore pur di rompere il congelamento. Quando di nuovo ho intercettato, oltretutto arriva il pilastro per rallentarlo. Sta arrivando la forma mega, devono sbrigarsi i G2 e ucciderlo. Dovrebbero riuscirci, no! Non ci credo! Bravo Wunder, che riesce a sopravvivere e non regalare un'altra kill ai G2. Stanno aspettando il ritorno in forma mini per cercare di insistere ulteriormente, ma ha recuperato un bel po' di HP. Inoltre Piede Lesto gli permetterà di tornare abbastanza in salute per andare a contestare un eventuale dive. Problema è che adesso Wunder non ha veramente risorse per giocare. Broken Blade, livello 5, ha trovato l'uccisione in solitaria, è l'esperienza che lo porterà prima dell'avversario a livello 6. Ne approfitta Razork per un po' di profondità bot side, ma la rotazione verso la corsia inferiore viene comunque intercettata volendo da quei lumi di controllo. Ci provano comunque. Stordito, Flacket, devo utilizzare la purificazione e il flash per salvarsi, ma sta arrivando Volibear e quindi non c'è modo qua per intercettarlo. Flak che decide, Targamas sopravvivi per me. Non c'era nient'altro da fare. Mid lane, top lane, tanta azione sulle solo lane. Non basta neanche uno schermo, non bastano due schermi per contenere tutto quello che sta succedendo in questa partita. In mid lane Orianna addirittura minaccia di kill l'ale blank di Humanoid. Bot side però kill finita nelle tasche di Upset e quindi si sbilancia la situazione che si era creata su quel primo sangue. Top side di nuovo Wunder costretto con la coda tra le gambe verso la propria fontana. Topside, hai deciso di optare per questo campione, purtroppo ti costa caro, perdi tante ondate di minion, non hai il teletrasporto per tornare in lane e quindi guarda di vario che si va a creare top lane. 800 gold così, 750 proprio se vogliamo spaccare il capello in 4. Comunque se consideriamo i minion che si stanno immolando alla struttura è un divario che andrà solo a estendersi. E rivedendo come è andata in corsia inferiore, Plucked e Targamas hanno cercato una profondità che è stata corrisposta istantaneamente da Razork. Plucked è stato bravo qui ad identificare l'impossibilità di sopravvivere, lasciando vita salva a Targamas. E inoltre, Jankos, che prova l'aggressione di Razork, ma decide di provare a tirare il red buff e smitarlo. Ci riesce! Bravo Jankos, che adesso fugge e se ne torna nella sua giungla a farmare i suoi campi. Razork non aveva la punizione disponibile, quindi non c'era davvero niente da fare se non magari intimidire quel Trundle, ma davvero poco a che spartire, specialmente in fase di invasione dove Trundle è uno di quei pochissimi campioni che può rispondere al problema che avevamo sollevato prima con Volibear. Volibear ha troppe statistiche, dove il problema gliele rubo. Ogni statistica in più per lui è una statistica in più per me, e Trundle è felice di andare in invasione anche per livello 6 grazie alla Fulgore che garantisce trade molto favorevoli. Wunder adesso che con una doppia ondata riesce a portare l'ondata di minion sotto la struttura. Razor però viene intercettato. Finalmente però almeno si assicurano di avere il jungler topside quando vogliono rompere la linea di congelamento. Anche perché stavolta è vero che Wunder era in forma mega e quindi comunque c'era la possibilità di rispondere meglio all'ingaggio di Camille, però almeno ti assicuri di avere una via di fuga se le cose dovessero andare male, anche perché non vedevi il mid laner nemico. Rotazione, Illisang, Upset sono lì con l'ondata botside a centrocampo, quindi dovrebbero riuscire anche a scambiare il messaggero per poche placcature nelle tasche di Aphelios. Jankos che tira un morso a Humanoid, messaggero che viene conquistato, Razork pronto all'ingaggio, vogliono provare a uccidere Jankos, viene utilizzata la suprema, ma Wunder è stato il primo a cadere, onda d'urto per prendere il più tempo possibile, Caps però cadrà e i Fnatic ora partono all'inseguimento. Continuano ad insistere, Razork però non ha la suprema, il flash se vuole chiudere. Flash infatti va per lo stordimento su Jankos, non lo trova purtroppo per lui. Rampino di Camille chilometrico da parte di Broken Blade e i G2 almeno ne escono con un 1-0. I G2... no, 1-1, perdonami. 1-1, sì, alla fine. I G2 però se ne escono soprattutto con Flacked libero in corsia inferiore con il Crescendum. E inizialmente la rotazione voleva garantire effettivamente a Flacked poche placcature perché era un mordi e fuggi, prendi il messaggero e scappa. Invece il fatto che sia scoppiato un teamfight ha lasciato così tanto tempo libero ad Aphelios che su quella corsia inferiore per lui è stato comodissimo andare a insistere sulla struttura avversaria. Zonati inoltre sulla topside, Upset e Illisang, Jankos sotto visione. Un altro dei grandi problemi in quello che abbiamo visto è che scoppiato il fight Jankos non aveva la suprema. Era ancora a livello 5, aveva perso un po' di esperienza rispetto a Volibear, Volibear era già a livello 6 e quindi Orso in forma mega versus Trundle senza sottometti. Broken Blade si beve un tè. Taranas adesso costretto a cancellare il suo recall a causa della bomba di Illisang. In tutto ciò Jankos si prenderà questo arco granchio. Ancora deve vedere quel lume di controllo che è lì da un po' ormai. Sì, purtroppo è anche un lume che ha dato tanto ai suoi avversari. Ma rivediamo un attimino come è andata l'azione. Razork lo vediamo, livello 5 per Jankos, livello 6 per Razork, decidono di ingaggiare perché si rendono conto che è facile insistere quando non c'è la suprema di Trundle. Caps, una sfera per immobilizzare gli avversari, quell'onda d'urto voleva solo far perdere tempo ad Upset e Illisang ed effettivamente a posteriori ha funzionato.
Non sono riusciti ad arrivare in tempo per velocizzare Razork, non c'erano i cooldown per andare a utilizzare Zilean per incantare quell'orsacchiotto. E niente da fare, lo scambio è andato a favore dei Fnatic se consideriamo la conquista del messaggero, ma è andato a favore dei G2 botside se consideriamo quanto Flakked ha guadagnato in solitaria. Humanoid che subisce un po' di harass quando cerca di pushare contro Caps. Sappiamo che Orianna arriva in queste battute centrali di partita che riesce a combattere quando LeBlanc investe i suoi cooldown per pulire ondate di minion. Qua, però quando poi investe i suoi cooldown per andare ad aggredire... Oh, Humanoid, che bella schivata! Qua con doppia bomba raccoglieranno e ringraziano questi G2 per una facile preda. Humanoid però potrebbe essere ucciso. Con la runa temporale dovrebbero prendere abbastanza tempo. Stanno aspettando che scada, il problema è che non riescono ad attendere abbastanza lungo. Non possono. Sta arrivando Razork, sta arrivando Broken Blade. Tutti chiudono, per ora Humanoid, e questo purtroppo li mette nelle braccia di Volibear, ma Razork è stato knockappato da un ottimo knockup da parte di Targamas. Prova a rigirarsi su Jankos, che semplicemente prende le risorse difensive che hanno gli avversari. Ora Broken Blade sta provando a salvarsi usando poi il rampino, immagino, non ancora disponibile. Cerca lo stordimento e invece c'è uno shutdown che viene raccolto da parte di Upset. Ottima suprema difensiva, Flakked che minaccia con il Gravitum, arriva il pilastro e Upset cadrà con un ultimo colpo dei G2. Questa è un Aram. Sì, l'azione è durata abbastanza da permettere a Caps di tornare in corsia e presentarsi dopo che è scoppiato di tutto e anche di più. Va però detto che i teletrasporti devono correre adesso perché la rotazione si vuole sì fermare sul drago, ma avrebbe potuto comportare anche molto di più. Scorpacciata di frutti mielosi, rimozione del germoglio esplosivo, al momento no, vogliono proprio chiudere sul drago. Ci stanno provando e adesso con il Gravitum sono riusciti a bloccare gli Humanoid, sta arrivando Broken Blade, doppia distorsione, raccolgono Aphelios, raccolgono il drago e ora si stanno provando a rigirarsi, bravi Fnatic qua che stanno dimostrando davvero tanto. Humanoid cadrà, nemmeno se per cadere, Caps deve flashare per inseguirlo e salvarsi. Wunder chiuderà adesso su Targamas con un ultimo colpo e il red buff in teoria. Broken Blade che subisce la rasta da parte di Illisang con Wunder ancora pronto di seguimento e la forma mega. Ciao Broken Blade del messaggero. Illisang si tanca la struttura quanto più possibile, vuole garantire un passaggio sicuro al proprio alleato. Arriva adesso anche il messaggero a fare da testimone, ma rallentamento e un Ognar nemmeno necessario, c'è lo stordimento, un ultimo masso e col red buff Wunder raccoglie un'altra kill. C'è voluto un bel po', ma alla fine l'hanno raccolta. Alla fine, tra l'altro, i Fnatic pareggiano le uccisioni. Alla fine i Fnatic si portano in vantaggio monetario. Riescono anche a trovare il corrisposto delle placcature raccolte da Flakked grazie all'utilizzo del messaggero. E in questo riescono a muovere Xayah e Volibear sulla mid lane a tarpare quanto stavano pushando prima. E riescono a far ruotare le Blank sulla top lane. Una partita estremamente caotica, ambo i lati. I due team stanno combattendo col sangue agli occhi. Ma se nel caos ne tira fuori un vantaggio qualcuno, allora questo caos è abbastanza controllato. E sì, per ora sono d'accordo. Fnatic che stanno tirando fuori le risorse. Sono totalmente d'accordo e questa è una cosa che arriva con l'esperienza. Qui l'azione si è aperta con la morte di Caps e l'azione si è chiusa con l'arrivo di Caps in mid lane. Questo vi fa capire quanto tempo questa azione abbia abbracciato. Cercano di chiudere su Humanoid e la cosa ha richiesto tantissimo tempo. Vuoi lo spostamento temporale di Zilean, vuoi poi quel costante juke tra un muro e l'altro, ma alla fine riescono ad averne ragione. Tra l'altro purtroppo brutto l'inserimento di Razork, non aveva ancora statistiche difensive sufficienti a sopravvivere in mezzo al team nemico. Mancata la suprema di Wunder, non importa, c'è uno shutdown, lo raccoglie Upset, i Fnatic già qui sono contenti di come sia andata l'azione. Il problema però è che Upset non aveva più poi né la sua suprema né quella dell'alleato per portare a casa la vita e raccontarlo. Quindi cade dalla kill a Flakked e Flakked ovviamente felice di non aver perso così tante risorse. La differenza nella kill su tiratore per kill su tiratore sta nello shutdown che Upset ha raccolto. Il motivo poi per cui abbiamo visto tutto questo teamfight così prolungato è che l'idea iniziale era partita da un ok, prendiamo un piccolo vantaggio, poi i Fnatic hanno provato a rispondere per rispondere a quel vantaggio ottenuto. I G2 hanno ritirato la corda perché volevano preparare per quel drago. C'era questo costante intento di provare a bloccare e rimediare a quello che avevano fatto prima i due team. Esatto. Che è stato un costante inseguimento, per questo continuavano a combattere. Cioè non è un caos scelto per divertiamoci un po'. È proprio dritti, combattiamo e basta, no? È stato praticamente una singola azione che ha visto tre quadranti sì. di mappa. Flakked qua aggredito, costretto alla Gale Force e al Flash per salvarsi dall'ingaggio di Razork e Humanoid. Con G2 che si stavano già concentrando sul messaggero della Landa. Molto buona la suprema di Targamas che ancora una volta proprio in quel cespuglio riesce a far la gobba agli avversari. Secondo messaggero arrivato, lo vanno ad aggredire, ma sulla corsia inferiore lasciando Broken Blade libero di pushare, quindi di nuovo pressione a due perni. Da un lato della mappa pushano i G2 sulle torri, dall'altro della mappa pushano i Fnatic sugli obiettivi. Per
primo mattone conquistato botside, 1 torre a 0, e questo è anche un primo mattone ottenuto da parte di Camille. Camille che era in vantaggio e adesso si trova indietro su Gnar a livello monetario. Ha una taglia quello Gnar e Camille è indietro di farm. Questo è assurdo. Questo è davvero assurdo. Ha detto che Camilla almeno la sua taglia l'ha persa. Quindi anche Camilla aveva una taglia, l'ha persa poi concedendo lo shutdown ad Upset. Quindi almeno in questo... Il problema principale è il farm. Il problema principale è che una volta che scompare lo spaccascafo, anche di questo bisogna discutere. Uno dei cambiamenti principali della 12.5B non è stato modificare drasticamente il meta, non è stato, come purtroppo molti si auguravano, cancellare lo stato di strapotere di Zeri, ma almeno è stato rimosso lo spaccascafo dalla corsia superiore. E per Broken Blade quello è stato un duro colpo, perché la rimozione dello spaccascafo ha rimosso campioni interi della sua champion pool. Non vediamo più Graves top, non vediamo più il suo Akshan, non lo vediamo neanche come possibilità, perché senza quell'oggetto non riescono più a sopravvivere all'interno del meta attuale. Troppo difficile, troppo pericoloso, e quindi decidi di optare per qualcosa che funziona meglio. Ed è per questo che ho voluto sottolineare questa cosa adesso. Perché per Gnar, adesso che lo spaccascafo non è più un'opzione, puoi andare direttamente per la build duellante, direttamente per la virtù della triade, per la pressione strutturale. Quello è un Gnar che può dire la sua molto bene in teamfight. E tra l'altro è uno dei pick, se non il pick caratteristico di Wunder. Humanoid sul fianco che minaccia flak degli Ankos. Questa sarà una torre esterna che viene facilmente conquistata dai Fnatic, e forse anche una torre interna, perché sono tutti e cinque presenti contro i G2 che sono 3 contro 5. E con Volibear inoltre che può disattivare il tutto. Teletrasporto, ma... Ok, riescono a difendere la torre. Penso che sia stato proprio il teletrasporto a minacciare un attimo i Fnatic, dire ok, lasciamo perdere, se non vediamo Wunder, perdonami, Broken Blade, purtroppo non possiamo esporci più di così. Wunder c'è, ma nell'altra squadra. Esatto. Vanno sul drago alla fine. Drago che viene aggredito, portando quindi verosimilmente i Fnatic nuovamente a match point. Però cercheranno quindi la contesa ai G2. C'è volendo il flash di Jankos per il furto, ma... Mi sa che è tardi però. 1500 e Razor che lo prende facilmente. Soul point dei Fnatic a 17 minuti. Mamma mia, questo... In tutte le... Abbiamo combinato così tante azioni che adesso ci rendiamo conto che c'è questo enorme vantaggio. Adesso puoi spaccare la mappa a metà nel momento in cui spona oltretutto il Baron, perché non è una tempistica perfetta, se potete vedere le tempistiche di spawn dei due obiettivi, ma tenere la mappa bloccata per 2 minuti e 30 non è difficile per i Fnatic, per niente. Fnatic che però devono stare attenti al setup sul quadrante superiore di mappa. Perché? Perché comunque c'è una torre esterna esposta e i G2 vanno in copertura sapendo che gli avversari non hanno visione. La rotazione difensiva dei G2 in uscita da un drago che era ormai dichiaratamente perso è buona, perché per quanto non arrivi tramite una vera e propria azione cross map, non è stato un voi state facendo questo quindi noi facciamo quest'altro, è stato un no dai, davvero, vabbè, arriverà con la prossima ondata forse? Non ci voglio credere, quella torre mi sta veramente facendo impazzire. E nessuno, nessuno raccoglie l'oro, questo sì, è il problema. Orianna. Cioè, l'ha raccolto Orianna? Sì. Ok, ok. No, almeno quello, perché sarebbe stato grave non prendere nemmeno l'oro. Ricordiamo l'oro locale, deve esserci qualcuno vicino, deve averlo colpito di recente la struttura. Sì, aveva tirato un basic prima di allontanarsi. Detto questo però, torniamo a come stanno interpretando la partita e quindi come si stanno muovendo. I G2 stanno giocando molto reattivamente alla draft dei Fnatic. Questo significa che comunque per adesso i Fnatic riescono ad avere una mano importante, una mano vincente. Fnatic stanno aspettando solo di chiudere quel martello da guerra di Caulfield in una muravana per avere una Xayah molto pericolosa in teamfight. E questo permette ai Fnatic di prendersi anche delle libertà in più. Infatti guarda qui, profondità di Illisang che sta quasi giocando un frontlane Zilean. Zilean che non ha neanche chiuso lo Shurelia, non ha neanche chiuso la sua lacrima. Jankos costretto a flash difensivo. Sì, quando vieni immobilizzato e quasi ucciso non è proprio il caso, non con queste tempistiche. Si continua però a mantenere presidio del fiume con i G2 che corrono ai ripari su quelle che per fortuna sono delle strutture già cadute. Finché lasci Orianna a difendere la torre top e finché lasci Flakked midlane ad assorbire tutto il farm che arriverà inevitabilmente verso la metà campo dei G2, perché non hanno una torre che può far rimbalzare i minion avversari, per i G2 va bene così, continuano ad accumulare risorse su quello che è un tiratore che scala molto bene. Per ora il piano, a livello monetario, proprio abbiamo un piano tra i due team. Si vede equivalenza, 300-400 gold non sono niente, soprattutto considerati come sono distribuiti i soldi. Il problema, i problemi a questo punto diventano due. Lato G2, la volontà è quella di scalare, quindi il problema dei Fnatic è rischiare di trovarsi più là nella partita a dover combattere con Xayah da letalità contro Aphelios da critico.
L'altro problema però è Blade che cerca con l'Extec Ultimatum di isolare Razork. Sta arrivando la Khan per l'ingaggio. Arriva il knock-up, ma c'è anche la runa temporale. Di conseguenza Razork è vivo. Questa risorsa qua c'è anche Wunder in forma mega. È veramente rischioso esporsi più di così. Decide di rigirarsi su Wunder, provano ad aggredirlo in questo momento. Urda d'urto che costringe Illisang a utilizzare Caps, il suo cronografo, e Upset a utilizzare la sua cura. È vero, ma Caps ha preso tantissimi danni. Adesso Illisang è lì e cerca un immobilizzamento. Non lo trova per fortuna di Broken Blade, ma guarda come corre Upset velocizzato dalle abilità di Zilean. E l'azione per fortuna è arrivata con delle tempistiche non comode per i draghi, né per il setup né per la conquista. Però comunque è un'azione che voleva andare ad aprire la mid lane per permettere ai G2 di avere qualche perno strutturale attorno a quel drago. Se consideriamo che i Fnatic, è vero, siamo pari in gold, siamo pari in kill e siamo pari in torri, i Fnatic sono a soul point. Se noi andiamo a vedere come è configurata la mappa, i Fnatic a soul point, avendo conquistato la torre mid lane e la torre bot lane come prime due torri, si sono assicurati visione profonda sul quadrante inferiore. Questa visione profonda permette ai Fnatic di avere sempre la mano vincente, sempre la mano di apertura quando si va a giocare attorno all'obiettivo. Razork, tra l'altro, durante lo spostamento temporale di Zilean è stato ucciso dal sottrazione, dal furto della vita del sottomette di Trundle, e quindi comunque è tornato in vita in tempo. Per fortuna, perché stava veramente mancando poco allo scadere della runa. Niankos che si prova a prendere questo red buff, Razork che si affaccia. Humanoid addirittura va all'inseguimento perché vuole eliminare Niankos dall'equazione. Mancano 40 secondi al drago della montagna e si prendono anche questo red buff in uscita. Si prendono visione, vanno a zonare gli avversari. Wunder vorrebbe provare attraverso il muro qualche magia con il flash. Ouch. Non semplice, anche perché gli avversari... Ouch. Wunder qua è andato molto aggressivo su Caps, costretto a utilizzare il flash difensivo. E subito ambo i giocatori, sia Caps che Wunder, perché uno dall'onda d'urto, uno dallo Gnar. Humanoid continua questo avanti e indietro, baita le abilità di Trundle e si sta giocando con Razork che cerca di fare d'avanguardia. Finché Volibear può essere velocizzato da Zilean e si mantiene full vita, va bene così. Humanoid ha preso però un gran bel chunk di danno e occhio a Wunder perché la forma mega è molto lontana. Razork che subito va in profondità, decide di rigirarsi su Targamas. Il char c'è, adesso con lo shutdown posso provare a rigirarsi. Runa temporale che qua salva Upset che lo costringe subito al flash. Doppia uccisione raccolta perché Broken Blade è andato in profondità per nessun motivo. E ora Wunder pronto in forma mega, già capace di minacciare. Infatti lo Gnar stordisce Flak, nemmeno il tempo di stordimento va a segno perché la purificazione è stata ottima. Shutdown, secondo raccolto da parte dei Caps. E questa sarà un'anima che i Fnatic non possono andare a conquistare per loro. Illisang ci prova a rimanere un po' sul fianco, viene anche spottato Upset con un buon trinket. Caps riesce addirittura a bloccare il recall di Humanoid e qui G2 la fanno gobba, giocano un gran bel fight. Molto incosciente Razork nel posizionamento, cerca una profondità indebita nei confronti di Jankos e Trundle. Nonostante sia un Trundle con un inventario non così tankoso, è un Trundle che comunque ha sempre a che, che spartire con gli avversari. Guarda lì, ammaliamento istantaneo, Targamas protagonista assoluto di verosimilmente ogni azione buona che stiamo vedendo fare ai G2 in questa partita. Sono quelle supreme che abilitano di tutto. Broken Blade che riesce a salvarsi in extremis con quella stasi. Sì, a rimanere in zona, è vero, si lancia e dà una kill gratis. Però nel frattempo i G2 si sono riposizionati. Nel frattempo i G2 hanno zonato Wunder. Wunder, la profondità ha dato a Flakhead qualche pensiero, ma dopo la purificazione Wunder è morto. E quindi comunque è stato un sacrificio a posteriori che ha preso valore. È stata una brutta azione di Broken Blade alla quale i G2 hanno dato un gran significato. Caps qua che viene immobilizzato da parte di Humanoid, arriva l'onda d'urto per prendere il più tempo possibile, costretto subito al cronografo, arrivano le bombe, arrivano i boomerang e Wunder raccoglie un grosso shutdown da 800 gold. Uno scambio uno per uno però in cui hai perso il jungler, Wunder vorrebbe andare oltre, forte della sua forma mega, lascia prontamente perdere, non c'è la wave per farlo. E si sta continuando adesso a premere sulla giungla avversaria. Ovviamente i Fnatic hanno a loro discapito guadagnato un po' di tempo per girarsi i pollici verso il drago, perché avrebbero voluto utilizzare quel drago per chiudere come condizione di vittoria sulle resistenze extra. Non è comunque un piano di gioco così efficace contro Trundle. Trundle, abbiamo appena visto che cosa è successo a Razork. Per quanto possa provare a tankare con l'armatura del Chemtank, delle piastre d'acciaio e adesso della clessidra di Zonia, quello è un Volibear che appena incontra Trundle smette di avere difese. Targamas che va a controllare la visione presente su questo barone Nashor, non la rimuove nemmeno uno dei lumi di controllo, non quello sul Pixel Brush. G2 coaching staff, per favore ditegli qualcosa su quel Pixel Brush, è tipo la quinta volta, sì davvero è assurdo.
Quella per fortuna è una cosa che sistemi in fretta in vista delle prossime fasi dei playoff. Assolutamente. Guarda lì, da anni che sono arrivati sul Razork. Se l'è mangiato, letteralmente vivo. Ricordiamo una cosa, il sottometti, la suprema di Trundle, ruba di base già dal rank 1 dell'abilità il 40% dell'armatura e della resistenza magica. Quello che va a scalare con i vari rank è la salute che vai a rubare, e comunque si parla di valori grandi già a rank 1. Quello è un Trundle comunque a livello 11, quindi già va a prendere il 27,5% della salute del bersaglio. L'hanno distrutto completamente, e questo ha dato anche un campanello d'allarme ai Fnatic. Sanno che non possono permettersi di andare verso l'ingaggio frontale. Camille che andrà per, immagino, Tiamat adesso, o potrebbe essere anche Danza della Morte, giustamente, se vuole essere presente nei team fight. Potrei optare sia per l'Idra Famelica che per la Danza della Morte con quegli oggetti. Il punto della Danza della Morte è voler giocare side lane contro un Wunder che ha dovuto optare invece per una build da team fight. La Danza della Morte ti permette di scambiare molto bene sulle corsie laterali contro Gnar e permette ai G2 in situazioni di stallo di mandare tranquillamente Broken Blade a fare lavoro di mappa. Il punto è che i Fnatic lo sanno bene, e infatti a gestire Broken Blade viene immediatamente investita la posizione di Humanoid, forte anche lui di teletrasporto. Buona contro Gnar, non altrettanto buona contro le Blank. G2 che adesso zonano questo lume di controllo, Jankos che cerca di isolare Illisang, si accera prontamente. Un po' di danno a parte Caps, c'è Wunder dietro al muro, onda d'urto che costringe al flash difensivo Illisang. È un grosso cooldown che viene investito però, non un cooldown astronomico però. È un cooldown che sarà disponibile per il drago, ed è quello che ti importa. Tutto quello che ti importa è continuare a negare ai Fnatic la possibilità di raccogliere quell'anima. Perché è vero, più resistenze significa più resistenze da rubare per Trundle, ma è anche vero che una volta che quelle resistenze diventano tante, anche sottrarne una percentuale non ne sottrae abbastanza per rendere i campioni fragili abbastanza da tirarli giù in fretta. A questo ci pensano comunque gli inventari dei G2. Aphelios si sta muovendo verso la Brama Sangue, già saluti il Lord Dominic. L'abbiamo detto prima, il matchup Aphelios Xayah dell'Eternità si va a rompere al quarto oggetto, quindi ancora siamo lontani dalla Aphelios Zone. Però i Fnatic hanno bisogno di premere, perché per quanto si possa essere lontani dalla Aphelios Zone, i G2 stanno riuscendo a stallare la partita da raggiungerla quella fase. G2 che adesso mancano 40 secondi a questo drago della montagna e ancora non hanno visione, neanche la presenza in zona dei singoli campioni, quindi purtroppo per loro mi sa che non sarà un drago che possono contestare facilmente. Con i Fnatic invece saranno contenti di poter finalmente prendere l'anima della montagna, prendere quello scudo in più e quelle risorse difensive in più. È che guarda, i G2 stanno andando avanti alla cieca. È vero, ma lo stanno facendo con i Fnatic anche alla cieca, quindi è comunque un 1-2 molto pericoloso da identificare. I G2 all'interno di quel cespuglio, i Fnatic non li hanno visti. Wunder è ancora lontano dalla forma Omega, vogliono provare a insistere su Upset. Humanoid sul fianco, vuole andare su Flakked, adesso... Adesso li hanno visti, li hanno visti tutti e si può giocare reattivamente. Humanoid, qua, rimuovendo quel lume, purtroppo ha anche dichiarato dove si trova, perché avevano visto tutti i Fnatic, i G2... La montagna che viene aggredito, Razor comincia a colpirlo, Humanoid che cerca il fianco per danneggiare qualcuno e danneggia Targamas. Mamma sul Razor, quanti danni da parte di Caps. Sicura un pochettino sul drago questo. Ci prova, arriva il Buzz e quello è un drago della montagna, è un'anima della montagna. Provano l'inserimento in profondità, si lanciano su Humanoid, ma subito distorsione difensiva immediata. Cercheranno la chiusura su Humanoid con l'Exec Ultimatum. Yanko stacca per quanto possibile, prende tempo con il cronografo. Alla fine la spazzatata da Tengao, non uccide, costretto al flash Broken Blade per trovare la kill. Fugge via Volibear saltando attraverso il muro con la sua suprema. Caps è quasi mobilizzato, arriva il knockout, no, Targamas anzi viene stordito e eliminato da parte dei Fnatic. Vogliono rigirarsi i Fnatic, vogliono continuare a premere, se lo possono permettere, sembrerebbe di sì. Con Broken Blade troppo basso in salute, e così anche Jankos. Caps si espone, Wunder rischia tantissimo, arriva la spazzata tattica ma va totalmente a vuoto. Wunder. Arriva il rallentamento da parte di Wunder e Caps cade con Upset che semplicemente flash in avanti e piazza un paio di piume. Flakked non ha modo per fuggire, non ha modo per kiteare ed è lo shutdown raccolto da porte di Volibear. I Fnatic vogliono permettersi almeno una torre limitore, se non limitore stesso, forse la chiusura. Vanno sulla corsia centrale, l'assedio semplice con l'ondata settata correttamente. Wunder poi, che cosa non ha fatto all'interno di questo fight? La forma mini provvidenziale per andare a prendere correttamente le distanze, lavorare dalla gittata e chiudere sugli avversari. Vanno verso l'assedio definitivo. Ci vogliono provare almeno. Broken Blade è presente a prendere più tempo possibile per evitare che l'ondata di minion finisca sotto la struttura. C'è il teletrasporto, Humanoid arriva, elimina Jankos in apertura. Una delle due front line non c'è più e Broken Blade sborsi non può farlo. Targamas sta aspettando. Razor ha provato a fare lo stordimento. Sì, mi sa proprio di sì. Broken Blade almeno ha eliminato Zilean, che oh wow, proprio utile andare a eliminare Zilean come risorsa. Razor sta picchiando il Nexus, vuole la chiusura e la troverà con Wunder che raccoglie l'uccisione ed è 3-1 per i Fnatic.
Per un attimo ho avuto paura perché avevano già spostato l'inquadratura, ma stavo vedendo i G2 riuscire a combattere sotto Nexus. Alla fine però i Fnatic con i loro danni riescono a chiuderla, chiudono così la serie. Un battito di ciglia, è bastato un fight, è bastato un Wunder, è bastato semplicemente decidere di porre fine a tutto. Fnatic si sono dichiarati con questa partita che finalmente ci ha dato anche una partita combattuta all'interno della serie, nettamente oggi il team superiore. Assolutamente. Davvero un gran gameplay e davvero un gran lavoro di squadra, perché comunque dopo che avevi virtualmente perso quel fight, decidere di rimanere, fidarti della call di Wunder che stava continuando a giocare aggressivo e costruire attorno ad uno Gnar in forma mini la possibilità di inseguire i tuoi avversari è stata una mossa molto audace. E ha ripagato, ha davvero ripagato tanto. Fnatic adesso che si mettono comodi comodi, G2 invece che finiranno nel loser bracket. Già, loser bracket, a questo punto abbiamo anche la collocazione, perché i Misfits sono felici di sapere di questo output. I Misfits finiranno quindi direttamente nel match 6, mentre i G2 dovranno affrontare fantastici, un po' poco coordinati ma fantastici comunque. Si sono confusi, non hanno capito che telecamera dovevano guardare, meravigliosi, li adoro. Vi adoro tantissimo. Detto questo, ripetiamo, i G2 affronteranno il vincitore della serie di domani nel match 4, venerdì, prossima settimana. I Misfits invece saranno al match 6, ad aspettare quindi. I Fnatic affronteranno i Rogue nel match 5. La prossima settimana tinge di toni interessantissimi. E dobbiamo ancora aspettare domani per scoprire chi andrà avanti, perché ci sono Vitality XL che si scontreranno nella Best of 5, ma di quello c'è tempo per parlare domani. G2 invece che ora hanno un bel po' di lavoro da fare. Questo match contro i Fnatic ha rivelato tante grosse debolezze nella loro strategia e nel loro modo di giocare. Debolezza che non si possono permettere, non più, perché finché sei in winner bracket dici vabbè, possiamo recuperare dal loser bracket. Se perdi il loser bracket, sei fuori. Ma non è semplicemente una questione di winner-loser bracket, è questione di come hai perso queste partite. Sono cose che non ti puoi permettere perché sono dei checkpoint importanti da eliminare nelle tue imperfezioni quando stai giocando un percorso sul lungo termine. Da parte dei G2 nella loro totalità, l'obiettivo è stato chiaro. Questa formazione dei G2 vuole contestare un posto per i mondiali. Vogliono raggiungere quel palco internazionale e per quanto al loro stato attuale l'MSI non sia il palco internazionale più verosimile da raggiungere, vogliono andare sul lungo termine e vogliono continuare a crescere durante il summer. Bene. Le buone intenzioni le abbiamo sempre tutti, però in questo caso queste partite le hai perse con degli errori che non puoi strascicarti verso la prossima stagione. No, assolutamente. Se vuoi veramente contestare uno slot per i mondiali, sono errori facili da punire, sono errori che... Allora, per metterla in maniera un po' più aggressiva come Tony, okay. Sono errori che mai e poi mai vorrei vedere in un team che rappresenta l'Europa ai mondiali. Oh, quello assolutamente. Non vorrei vedere un team al mondiale che fa questo tipo di errori, perché se vai sull'internazionale a fare questi errori... Prendi ceffoni. Cosmici, cosmici, cosmici. E quindi sì, i G2 hanno tanto lavoro da fare sul breve e sul lungo termine. I Fnatic invece hanno avuto la loro partita allegra, l'hanno avuta anche i Rogue ieri e quindi ce la si può permettere. Non è una partita allegra in una BO5 a dire che stai sbagliando qualcosa. No, assolutamente, è stata comunque anche una concessione, perché quell'Ekarim l'abbiamo visto bannato e bannato più e più volte. Primo, terzo e quarto game era stato bannato, hanno vinto i Fnatic. Nel secondo game, unico caso in cui ha potuto giocarlo Jankos, hanno vinto i G2. Quindi è chiaro qual è stato il punto di attacco da parte dei Fnatic. Volevano mettere in difficoltà Jankos e la sua capacità di poter mettere sulla mappa il vantaggio ai singoli membri dei G2. Ci sono riusciti. In questo game almeno avevano Trundle, infatti si è vista molta più resistenza da parte dei G2. Però non è sufficiente, non è quel campione che ti va a imboccare 40 kill sui campioni. Trundle voleva semplicemente essere lo strumento di controllo per Volibear in giungla. Esatto. Sapevi di non poter andare a rimuovere anche Volibear come minaccia, perché Blueside, trovandoti costretto a bannare Zeri, anche questa è una cosa della quale vorrei discutere. Perché i team che hanno perso, ieri e oggi, hanno perso dichiarando anche una certa, diciamo un certo livello di impreparazione in draft. Ci sono alcuni campioni che vanno bannati red side perché sono molto forti come primo pick. Bannarli blue side significa non aver studiato quella strategia di gioco abbastanza in maniera abbastanza fiduciosa da presentarla come strategia vincente in una serie prolungata. E quando vedevo ieri Misfits bannare Caitlyn blue side, quando vedo oggi G2 bannare Zeri blue side, significa che purtroppo manca la possibilità di giocare quel campione contro chi gioca quel campione, di combattere il fuoco con il fuoco. E questo è un'altra cosa che devi andare a correggere sul lungo termine, perché comunque
non sarà una settimana di scrim a darti la possibilità di giocare la più fiduciosa delle Zeri. Zeri è forte, ma i nerf che cosa hanno dato? Hanno dato una Zeri più debole? Avremmo voluto più di quanto è successo. Sì, ci hanno dato solo una Zeri più difficile da giocare. Una Zeri che deve essere pilotata. Oh no, devi essere pilotata da un giocatore bravo a League of Legends. Se solo non stessimo guardando i migliori giocatori d'Europa scontrarsi l'uno contro l'altro. Allora, su questo discorso sono parzialmente d'accordo, devo ammetterlo, perché proprio perché stiamo guardando i migliori giocatori, ce ne sono alcuni che sono decisamente più forti di altri. Oh, assolutamente, cioè non era un dire sono tutti bravissimi, bellissimi. La Zeri di Comp, benissimo. La Zeri di Upset, benissimo. Flacked un po' di meno, e oggi ecco, Flacked, se c'è qualcuno che abbiamo visto abbastanza fuori forma è stato lui. Vuoi l'essere costretto a giocare weak side per 4 partite consecutive, però comunque anche quando ha preso le risorse non si è inserito molto bene nei teamfight. L'unico game in cui è stato un minimo presente è stato quando era nel game 2 con Aphelios, venivi potenziato ed eri la fonte principale di danno, ma avevi come supporto uno Gnar e un Hecarim che portavano altrettanto danno e quindi venivi un po' eclissato, cioè la tua presenza era ok, sei presente ma non sei la parte chiave della composizione. Uno poteva guardare quella comp con gli inventari e dire oh wow, è Aphelios che sta carriando, veramente. Vediamo che cosa hanno da dirci in intervista i Fnatic, che hanno tanti motivi per essere felici oggi. Bentornati in LEC con i playoff e i Fnatic che riescono a portare a casa la vittoria contro i G2. Razzok, grazie mille per essere unito a noi. Come ti senti? Bene, ci si sente sempre bene a vincere contro i G2. Onestamente penso che le partite sono andate tutte nella nostra, nel modo che volevamo, se escludiamo il secondo game, però va bene così. Beh, e c'è stato anche un ruolo chiave nelle partite in cui avete vinto da parte tua, quindi le cose sono sempre difficili quando si parla di draft contro i G2, perché solitamente ci sono alcuni campioni fuori meta che però alcuni campioni fanno fatica ad affrontare, quindi come vi siete preparati? Allora, abbiamo delle buone risposte, semplicemente. Ci possiamo adattare a tutto quello che viene proposto in questo meta. E siamo riusciti quindi a materializzare delle draft migliori per tutta la serie di oggi. Nel secondo game la nostra draft non era cattiva, era giocabile, semplicemente non abbiamo giocato bene noi. Ma in generale non è stato difficile draftare contro i G2. Abbiamo parlato anche di Dylan sul fatto che il blue side sia così dominante in questi playoff. Hai un'opinione al riguardo? Sì, considerando che avete portato a casa la maggior parte delle vittorie dal blue side. Ci sono semplicemente tanti campioni che sono OP, quindi o ti metti nella condizione di tradarli dal red side, tipo Jinx o cose del genere, come alcuni dei migliori jungler, o se no rischi troppo. Ci sono troppi campioni OP e il blue side è più forte per questo. Parlando di campioni OP, abbiamo visto Hecarim, un sacco di ban rivolti a lui in questi playoff. Che cosa pensi del suo stato attuale? Penso che con i nerf della succhia sangue adesso Hecarim abbia molto più valore come jungler. È il miglior campione per cui giocare la giungla adesso. Durante l'ultima partita, è una delle giocate nello specifico che andremo a vedere adesso, voglio che mi vai a spiegare nel dettaglio come avete giocato attorno al drago, perché i G2 non erano in una posizione ottima, ma avete portato a casa comunque. Allora, in questo fight semplicemente abbiamo deciso di giocare lentamente, ma il Drake era disponibile. Upset pensava di poter andare sul 50-50 in mia compagnia. Era davvero difficile per Trundle cercare di inserirsi in quella situazione. È stato un fight molto lento, un sacco di cooldown sono andati. Qui abbiamo semplicemente deciso di giocare attorno alla Suprema di Zilean. Sapevamo di poter ingaggiare per vincere il team fight. Non abbiamo trovato la carneficina, ma poco importa perché alla fine abbiamo vinto il fight. Il modo in cui abbiamo giocato questo fight è stato abbastanza buono. Non ero così concentrato su quello che ha fatto Gnar, sarò sincero.
ma semplicemente abbiamo poi chiuso verso la base avversaria come un'unità e abbiamo portato a casa la vittoria. Hai parlato del giocare contro i G2, hai detto che è sempre bello vincere contro di loro, ma in generale è la prima volta che li affronti in una BO5 di questo calibro. Come ti senti ad essere uno dei Fnatic più giovani di questa lineup? È davvero speciale per me, perché è la prima volta che raggiungo la semifinale dell'LEC. È già una vittoria per me. Personalmente mi sento anche il giocatore più giovane, ma a volte posso anche ricoprire il ruolo di capitano quando ci si trova all'interno della landa, specialmente nelle fasi iniziali di partita. Ho molta fiducia in me stesso e so che da questa formazione ne trarremo solo delle cose buone. Sappiamo quando possiamo giocare in maniera aggressiva, sappiamo come possiamo giocare attorno alle mie call, e quando poi le cose belle succedono, altre volte non succedono, ma semplicemente è bello provarci ogni volta. E questa è una delle cose che ti rende uno dei giocatori chiave. Hai anche anticipato una delle ultime domande. È la tua prima semifinale, giocherai contro i Rogue. Che cosa puoi dirci sulla vostra abilità di affrontarli la prossima settimana? I Rogue hanno questo stile di giocare in maniera molto controllata nella maggior parte dei casi. Cercano di non fare errori. Penso che contro di loro sarà una partita ancora più lenta da parte nostra di quanto abbiamo fatto oggi. Dobbiamo cercare di tirare giù Malrang e Comp principalmente, perché se riusciamo a portare a casa questo, il game sarà praticamente finito già dal livello 5 in poi per noi. Ma abbiamo bisogno di controllo e disciplina, e sarà una serie molto interessante. È una cosa di cui sono convinto anch'io per questa BO5. Razork, grazie mille per questa intervista e congratulazioni per la vittoria. Torniamo adesso qui al Caster Desk, dove ci concediamo qualche parola conclusiva a cappello di questa serie, che effettivamente è stata una serie abbastanza monodimensionale. Come quella di ieri, lo scivolone non ha spezzato il mio entusiasmo riguardo il team vincente? No, assolutamente, anzi ha rinforzato quello che era l'entusiasmo, esatto. Perché sono arrivati anche più preparati e pur di provare cose on stage hanno deciso un game lo rischiamo, vediamo che succede, se va male torniamo alle nostre strategie standard. Nel caso dei Fnatic è stato il secondo game invece che il terzo da parte dei Rogue. Ma poco gli importa, se poi concludono la serie dominando ogni singolo game regolarmente, precisi, perfetti, da manuale oltretutto, con le composizioni che hanno proposto. Alla fine le composizioni che hanno proposto sono state anche molto standard. Comunque Volibear, sì. Il Volibear da Clessidra di Zonia, questi jungler da Clessidra di Zonia, abbiamo visto Jarvan e Volibear nella serie di ieri, di nuovo Volibear nella serie di oggi, stanno monopolizzando una giungla che deve dare risorse alle proprie corsie. La Clessidra di Zonia non arriva solo perché è oggetto sinergico con gli scaling da potere magico, arriva perché costa poco, arriva perché in un meta dove i jungler sono quasi costantemente costretti a sacrificarsi, hai la possibilità di non sacrificarti veramente. Quello che devi fare lo fai meglio con una Clessidra, ingaggi e non rischi dei drawback. E alla fine i Fnatic hanno dimostrato di essere più preparati, anche perché hanno tenuto un controllo degli obiettivi nettamente superiore lungo tutta la serie di quello dei loro avversari. Quindi sì, ottimi Fnatic, preparati, convincenti, e mi unisco alle parole di Razork nel non vedere l'ora di vedere come sarà la serie contro i Rogue. Assolutamente d'accordo. E parlando di serie, ricordiamo ancora domani ne abbiamo una. Sì, la domenica alle 17 sarà Excel contro Vitality per la sopravvivenza. E vi ricordiamo tra l'altro che questa notte si va a tagliare un'ora dall'orologio, quindi comunque il tempo si avvicinerà ancora più velocemente per portarci a quello scontro. Scontro che, come potete vedere dai due seeding già inseriti, andrà a decretare non solo il vincitore e lo sconfitto fuori dai playoff, ma andrà a decretare quello che sarà l'avversario dei G2 nel match d'apertura della prossima settimana. Quindi i G2 sono lì ad osservare con tanta attenzione questo scontro. Ammetto che la narrativa che i Vitality possano vincere domani, andare ad affrontare i G2, la narrativa che i G2 possano essere eliminati dai playoff per da due Perks. Sconfitte consecutive, la prima da Wunder e la seconda da Perks, però il discorso regge comunque, perché se vincono gli Excel rischiano di perdere da Miki, e quindi comunque i G2 stanno affrontando i demoni del passato. I G2, questi playoff per loro hanno un'importanza narrativa massiccia, perché devono dimostrare con questa formazione di poter essere meglio dei vecchi partecipanti. E oggi, ok, non è stato unicamente merito di Wunder, perché questi Fnatic sono un team massiccio, ma il primo tentativo non è andato bene.
poco ma sicuro. Signore e signori, questo è quanto per questa serata di LEC, e quindi da parte di Trenas e da parte di Kenren un buon sabato, e noi ci rivediamo domani.